Il candidato del centrodestra Marco Marsiglio a margine della convention a Pescara è passato al contrattacco rispondendo alle dichiarazioni del leader della DC Rotondi. Il segretario della Democrazia Cristiana in sostanza aveva parlato di inciucio tra Lega e Movimento 5 Stelle e di un patto segreto con un candidato definito da lui stesso debole per far andare l'Abruzzo ai pentastellati. Così Marsiglio. Dichiarazioni stupide. La Lega è in prima fila per sostenere la mia candidatura. Salvini farà altre due manifestazioni importanti a Vasto e Lanciano e questa è la risposta migliore che possiamo dare a queste chiacchiere. Circa la questione dell'UDC, un'apertura è arrivata dal candidato Marsiglio che appunto a Pescara ha presentato il suo programma elettorale e ha annunciato di voler valorizzare l'impegno di quanti fra i candidati ci hanno messo il volto per le prossime elezioni regionali e sono estranei di fatto a quanto accaduto. Anche se al momento il simbolo UDC DC Idee è escluso, non c'è. No, non ci sono novità, ho già dichiarato qual è la nostra posizione, non intendo tornare sopra ulteriormente su questo argomento. L'auspicio è quello di raccontare oggi agli abruzzesi e di raccogliere le migliori energie dagli abruzzesi per costruire una regione che possa guardare con serenità al futuro, mentre oggi è purtroppo una terra in preda alla disperazione, all'abbandono, alla desertificazione. Dobbiamo restituire coraggio e forza attraverso le buone idee per rilanciare lo sviluppo di questa regione, riportare lavoro, riportare ricchezza come lo è stato negli anni passati. L'Abruzzo ha conosciuto stagioni in cui cresceva ed era la locomotiva del centro-sud. Le infrastrutture, la sanità, lo sviluppo economico, queste sono le nostre priorità. Ma la stella polare è sempre garantire l'interesse dell'Abruzzo e la salute dei propri cittadini e la sicurezza.